Grazie a lei, Giancarlo, per questa, diciamo, opportunità che mi offre. Dunque, appunto, parlando, di questa iniziativa di approfondimento della storia di Ancona sotto l'aspetto della cristianità che da qui appunto è partita, appunto c'è da tenere presente proprio questa unicità che in Ancona, che è il capoluogo delle Marche, sorse uno dei primi santuari della cristianità, in quanto proprio Ancona fu tra le primissime città al mondo a ricevere l'annuncio della fede cristiana tra il 35 e il 40 d.C., quindi proprio immediatamente dopo la morte, risurrezione e ascensione al cielo di Cristo, come noi cristiani cattolici crediamo. Da Ancona poi si diffuse il cristianesimo nell'Italia centrale e nel Mediterraneo, a motivo soprattutto di una miracolosa reliquia tutt'oggi esistente nella cattedrale di Ancona di San Ciriaco. Di un sasso che colpì il protomartire Santo Stefano, di cui è narrata la lapidazione negli Atti degli Apostoli. Quando questo sasso, tra quei sassi che colpivano con la lapidazione questo martire Santo Stefano, colpì un gomito di questo martire, ecco, questo sasso rimbalzò davanti a un cristiano già degli inizi del cristianesimo che viveva a Gerusalemme e gli cade davanti i piedi, e lui che era già cristiano e stava assistendo a questa lapidazione di un suo confratello di Santo Stefano, prese questa pietra e la raccolse come reliquia per portarla con sé. E siccome lui era un marinaio, quindi attraversava spesso le regioni del Mediterraneo, capitò appunto, presumibilmente nel 36 o 37, capitò in Ancona perché ad Ancona c'erano già, da 2 secoli avanti Cristo, c'era una comunità ebraica molto fiorente che commerciava con la città e collegata anche quindi con la Palestina e col Medio Oriente. Quindi lui, arrivando ad Ancona, ovviamente si fermò in questa comunità ebraica che lo accolse, essendo lui ebreo, e portò la testimonianza della venuta del Messia che gli ebrei di Ancona attendevano da secoli, e che non avevano conosciuto perché le vicende di Cristo sono avvenute nella Palestina e all'epoca non c'erano, diciamo, mezzi di informazione per far conoscere ciò che era avvenuto in quella terra in quegli anni. Quindi questo marinaio portò appunto la testimonianza che il Messia che loro aspettavano era già venuto, aveva già predicato per 3 anni nelle terre della Palestina, era poi stato ucciso, crocifisso dai sommi sacerdoti di Gerusalemme, del Tempio di Gerusalemme, ed era risorto dai morti, e Santo Stefano è stato il primo, diciamo, che a testimoniare con la vita la fede in Gesù Cristo, Messia e Salvatore. Ecco, quindi portò questa notizia agli anconitani, della comunità ebraica. Ecco, qui avvenne appunto che e portò questo sasso a conferma di quella lapidazione che era venuta di Santo Stefano protomartire lì a Gerusalemme. E poi avvenne che questo sasso, come ci raccontano appunto le tradizioni storiche, vengono anche riportate da autorevolissimi, diciamo, testimoni come Sant'Agostino di Ippona, che è santo e dottore della Chiesa, e questo sasso cominciò a compiere miracoli presso Ancona, per cui parte della comunità ebraica si convertì alla fede in Cristo, accettò di accoglierlo come Messia e iniziò a far vivere la prima comunità cristiana. Ma poi si cominciò anche a conoscere da parte della popolazione pagana di Ancona, che era all'epoca sottoposta, diciamo, ai Romani, era diventata una civitas romana, e appunto vennero a conoscere di questi fatti che accadevano nella comunità ebraica e di questo sasso che compiva delle guarigioni così mirabili che non potevano comprendere se non per un fatto avvenuto per un intervento di una divinità. Quindi cominciarono ancora a conoscere la figura di Cristo e quindi a convertirsi alla fede in lui. Bene, grazie, grazie a Giorgio Nicolini per questa sua introduzione. Così avete capito perché cominciò il cristianesimo proprio da Ancona a diffondersi.